ascoltatori, siamo con Marco Cappato. Ci vuole spiegare cosa sta succedendo a Milano con Sala? In generale succede che forse ha avuto troppi incarichi e ne ha tuttora un po' troppi, per cui non si capisce ancora se si è dimesso e se si è dimesso per tempo dalla carica di commissario unico ad Expo, che è incompatibile naturalmente con la candidatura, ma anche con altri incarichi come quelli in Cassa Depositi e Prestiti. Il governo ha fornito delle documentazioni a smentire che però producono una data, 18 gennaio, rispetto alla quale poi Sala ha compiuto degli atti successivi, quindi non sono documentazioni da questo punto di vista che dicono molto. Come radicali cosa ci interessa? Ci interessa sempre il rispetto delle regole, perché avevo sentito Parisi fare un po' così lo splendido, il finto signore dicendo: ah, ma questi temi alla gente non interessano. No, io penso che rispettare le regole, visto che lo deve fare il cittadino, lo deve fare anche il politico. E poi abbiamo chiesto a Sala intanto di rimuovere il conflitto di interesse, che può già rimuovere senza aspettare nessun accertamento di altro tipo, cioè quello da consigliere d'amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, che è un soggetto pubblico e partecipato anche dalle fondazioni bancarie, che ha molti interessi a Milano, ce li ha nell'Expo, negli aeroporti, nei debiti con la città metropolitana, tantissime attività, e quindi un candidato riveste già un ruolo ufficiale formale, cioè di candidato alle elezioni, e quindi Sala farebbe bene alla sua candidatura e alla campagna elettorale a dimettersi subito da consigliere d'amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti. Abbiamo anche presentato un esposto alle autorità competenti in materia di concorrenza e di anticorruzione e alla Procura affinché si valutino questi elementi di eventuale incandidabilità del candidato Sala, che però potranno essere accertati, per come funzionano le regole del processo elettorale in Italia, soltanto dopo la proclamazione degli eletti. Ciò non significa che non si possa fare, e noi chiediamo di farlo, un accertamento della verità prima, e ciò non significa che i candidati, tutti i candidati, non si possano esprimere come dovrebbero farlo, per una piena pubblicità e trasparenza dei rapporti della pubblica amministrazione, delle istituzioni con le imprese, le aziende private e parastatali. Va bene, grazie di aver preso, lasciamo perché abbiamo capito che è abbastanza impegnato. Giuseppe Grazie a Tiseo, voi. grazie. Buon lavoro. Buon lavoro.